Radio Magica presenta Pimpa Magica. La Pimpa è una simpatica cagnolina bianca con pallini rossi, lunghe orecchie e la lingua spesso a penzoloni. L'avventura di oggi è Pimpa e l'arcobaleno scolorito. È mattino, la Pimpa è alla finestra con Armando. Il temporale è finito. La cagnolina sorride. Allora corro fuori. Sampettando va in giardino. A vedere l'arcobaleno. Ehi, ma sei tutto bianco. I colori sono spariti. Sì, la pioggia mi ha lavato. L'arcobaleno è triste. Colorati di nuovo. Non mi ricordo più i colori. La Pimpa sorride. Ha un'idea. Chiedo aiuto all'Armando. Torna a casa. Per favore, dimmi i colori dell'arcobaleno. Armando ci pensa. Blu, giallo, verde, arancione, rosso. La Pimpa corre in riva al mare. Un pesciolino salta fuori dall'acqua e poi si rituffa. Prendo il blu dal mare. Si porta via un rettangolo di blu dal mare e torna a casa. Prendo l'arancione dall'arancia. Ritaglia un pezzettino di buccia d'arancia e corre in giardino. Prendo il verde dal prato. Si porta via un quadratino di prato, poi sale su una scala. E il giallo dal sole. Prende una sottile striscia gialla dal sole e va dall'arcobaleno bianco. Ecco i colori. Verde, arancione, blu e giallo. Grazie, ma non c'è il rosso. La Pimpa riflette. Idea. Prendo un pallino dei miei. Se lo toglie e lo lancia all'arcobaleno. Adesso sei stupendo. Oh, grazie. L'arcobaleno è di nuovo colorato. Sorride felice. Fine dell'episodio Pimpa e l'arcobaleno scolorito. La nostra cara amica Pimpa ci dà appuntamento alla prossima esilarante avventura della serie animata Pimpa Magica. Le storie nei formati audio, video LIS, video CAA e video con audiodescrizioni del progetto Pimpa Magica sono disponibili sul sito radiomagica.org.